Benvenuti nel borgo di Venaria Reale, che nacque per essere un tutt'uno con la famosa reggia patrimonio dell'UNESCO, una reggia che è stata recentemente recuperata e divenuta un fiore all'occhiello nella top 10 delle visite più belle in tutta Italia, ma forse oserei dire anche in Europa e nel mondo. Ebbene, questa è la piazza principale, una piazza barocca seicentesca per la sua forma d'emiciclo, una forma un po' ellittica per ricordare la forma geometrica perfetta del periodo barocco, piazza dell'Annunziata con la chiesa della Natività della Vergine sullo sfondo, e c'è una prospettiva veramente incredibile con questa luce solare che bacia il pavimento. Si arriva proprio all'ingresso della celeberrima reggia di Venaria. 5 architetti l'hanno voluta e progettata, anzi l'hanno voluta i Savoia, però in qualche modo loro con il loro contributo e con la loro realizzazione hanno dato vita a questo maestoso gioiello con dei giardini che subito andiamo a scoprire. L'arte contemporanea non manca per essere appunto apprezzata ed è in sinergia perfetta con un edificio del passato, un passato anche abbastanza recente, una scultura vorticosa di Tony Cragg, un cervo maestoso, simmetrico per la sua centralità, perfetto. Ebbene, 5 architetti, dicevamo: Amedeo di Castellammonte, Filippo Iuvarra celeberrimo, Piacenza, Alfieri e Garove. Come si può osservare, la reggia di Venaria voleva gareggiare con la più celebre reggia di Versailles vicino Parigi. In parte c'è riuscita, dobbiamo rendere atto di questa cosa. E poi ovviamente l'arte contemporanea continua a fare da padrona nei giardini maestosi con le opere di Giuseppe Penone, esponente dell'arte povera, che ricrea la natura attraverso l'artificiale. Non vi sembrano reali questi tronchi? Eppure no, eppure li ha realizzati lui. Vedete come il rapporto uomo-natura può dare vita ad un connubio straordinario ed armonioso molto spesso? Qualcuno considera la galleria grande della reggia di Venaria Reale più bella della galleria degli specchi di Versailles. I motivi sono ben evidenti. Grazie a Filippo Iuvarra, che ha concepito questo gioiellino, noi osserviamo una luce che filtra da finestre e da ovali in alto. Giochi di stucchi barocchi inimmaginabili eppure visivi, evidenti. Decorazioni, stucchi, fregi, pavimento in bianco e nero che sembra gioco di scacchi a cielo aperto, dove i pedoni, che sono le persone, i turisti, i viaggiatori curiosi, possono passeggiare e per una volta sentirsi reali nel senso di padroni.